Ho amici a cena e mi serve un menù da preparare in anticipo. Per prima cosa le cipolle di acqua viva che sono dolcissime, le condisco con sale, pepe, olio e in forno per 50 minuti. Troppo buone! Ho cotto in acqua salata il riso parboiled e i piselli. Ho lasciato raffreddare per bene e ho condito con le verdure ed il tonno, ma soprattutto con un buon olio, ed il migliore che ho trovato è Drogheria Conte. Le uova le taglio a metà, così se c'è qualcuno che non le gradisce, semplicemente le sposta. Mentre di questo secondo tutti vi chiederanno la ricetta. Infarinate il petto di pollo e doratelo in padella, dopodiché riponetelo su una teglia. Preparate una salsa con burro, scalogno, latte, acqua, sale e pepe, un dado e lasciate cuocere 10 minuti, dopodiché unite il formaggio e due tuorli. Rimuovete dal fuoco e aggiungete le spezie che preferite, io ho usato la salvia. Ricoprite e infornate a 180 gradi per 20 minuti. È davvero spettacolare, salva la ricetta!